Allora, oggi giornata speciale, mi è venuto a trovare Matteo Muccioli. Buongiorno a tutti. Cosa facciamo oggi, Matteo? Grazie a te. Oggi cuociamo una crostata con l'utilizzo di un forno solare, quindi solo grazie alla radiazione solare. Andiamo. Come procediamo? Allora, molto semplicemente inseriamo all'interno di questo sistema di specchi, che è proprio il forno solare, la nostra crostata che ha preparato Federica. La inseriamo all'interno. Se viene bene l'ho preparata io, se viene male l'ho preparata te. Va benissimo. La inseriamo all'interno del fuoco di questo sistema di specchi, quindi il punto in cui tutti i raggi solari vengono concentrati. Chiudiamo il tutto con un coperchio di metallo nero, sì, che aumenta al massimo l'assorbimento della radiazione solare, e chiudiamo il tutto ancora con un coperchio di vetro, in maniera tale da tutti realizzare una capsula termica, sì, proprio creiamo l'effetto serra artificiale che ci serve per cucinare. Quanto ci vorrà secondo te per cuocere la nostra crostata? Un'ora e mezza circa. Va bene. Cosa stai facendo, Matteo? Sto controllando la temperatura di cottura della torta. In questo momento abbiamo raggiunto quasi il limite minimo della temperatura di cottura, che è 82 gradi. Siamo a 80 gradi Celsius. Quanto dobbiamo arrivare? E questa, avendo marmellata, arriverà sui 90-95 gradi Celsius. Okay. E arriverà a cuocere. Un po' di pazienza. Un po' di pazienza. Un po' di pazienza. Andiamo per un caffè. Una sbirciatina, eh? Senza scottarmi, forse. Aia. Ah, senza presidio. No, vabbè, lo vedete il fumo? Adoro. Allora, è passata adesso un'ora e 30 minuti. La temperatura di cottura della crostata è 105 gradi. Ah, però. Esatto. Qua dentro. Dentro, nel cuore, sì. E adesso andiamo ad aprire per vedere come si presenta tutto. Sì. Tada! Che buon profumino! Sta bollendo, si vede? Sì, sì, sì. Qua si vede il bollore. Vediamo un attimo com'è il bordo, ma forse ancora un pochino. Allora la lasciamo un altro po' perché il bordo è ancora un po' morbidino. Ma la ventina di minuti adesso. Ok, intanto noi mangiamo. Allora, abbiamo aspettato altri 20 minuti per far asciugare un pochino di più la crostata. Sì. Adesso la apriamo insieme. Non ti scottare. Ci proviamo. Queste mani di amianto. Ecco qua. Bella, bella, bene, bene. Ho cambiato bene il colore anche sul bordo, direi che ci siamo. Sì, ci siamo. Bene, bene. Matteo, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te per l'invito. No, a te, anche perché sai che ti ho corteggiato tantissimo, ti ho chiesto un sacco di volte se potevamo cucinare insieme. Insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta. Eh già, dai, tanta roba. Senti, se ti volessero seguire le mie amiche e i miei amici? Su Instagram, Muma Solar Lab, oppure su Facebook, Matteo Muccioli. Seguitelo, assolutamente, è un'esperienza. Ciao, un bacione. Beh, e alla prossima. Grazie mille a tutti, a presto.